Cari amici, ben trovati. Sono Sabrina Coppari, docente del laboratorio di lingua inglese dell'Università Popolare di Fabriano. Questa volta, nella prima parte del mio intervento, voglio proporvi la figura di una straordinaria donna inglese, quella di Florence Nightingale. Mentre nella seconda parte esporrò alcune riflessioni di ordine linguistico sui brani proposti, in quanto il mio intervento si inserisce nelle lezioni di laboratorio di lingua. La scelta di parlarvi in primo luogo di Florence Nightingale vuole essere un piccolo omaggio a tutto il personale sanitario che in questo momento è impegnato in Italia e nel mondo nella lotta contro il coronavirus. Inoltre, quest'anno ricorre il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, donna che seppe lottare tenacemente contro le convenzioni sociali della sua epoca, quella vittoriana, fino a meritare i maggiori riconoscimenti per aver fondato la moderna professione infermieristica. Il nome Florence le venne dato in onore alla città di Firenze, dove nacque nel 1820 da genitori inglesi. Contro ogni aspettativa della famiglia benestante che la voleva maritata e con dei figli da accudire, ella aderì invece alla chiamata di Dio e seguì la propria vocazione, quella cioè di assistere le persone malate. She was named Florence after the Italian city where she was born to wealthy British parents in 1820. Born in an era when middle-class women were expected to simply make a good marriage and raise a family, Florence sensed a calling from God at an early age, and she believed she was destined to do something greater with her life. Alla sua epoca, la professione dell'infermiera era riservata a donne non istruite, volgari e spesso dedite all'alcol. Il progetto che aveva in mente Florence era però tutt'altra cosa. Ella pensava a una donna che, con la sua professione, potesse avere un ruolo attivo e rispettabile nella società. Per questo studiò appassionatamente e instancabilmente. Nursing suffered a reputation as a job for poor, often for elderly, uneducated and rude women. And the popular image was one of drunkenness, bad language, and a casual attitude to patients. Despite parental concern, Florence persisted in her ambition, reading anything she could about health and hospitals. Eventually, she persuaded them to allow her to take a nursing training in Germany, and at the age of 33, she became superintendent of a women's hospital in London. Le sue competenze e conoscenze furono fondamentali nella cura dei soldati feriti nella guerra di Crimea. When Great Britain and France went to war with Russia in the Crimea in 1854, Florence Nightingale was asked to take charge of nursing into the military hospitals in Turkey. During the Crimean War, Scutari Barracks was converted into a British military hospital known as Scutari Hospital. The building was not designed to cope with thousands of sick and injured soldiers who were placed there for medical care. Durante le cure prestate ai soldati le venne attribuito il nome di Lady of the Lamp per il fatto di aggirarsi di notte con immensa dedizione tra i malati al lume di una lanterna per assisterli e portar loro conforto. Florence sailed for the Crimea with 38 nurses. She introduced sanitary methods of nursing into the old, dirty and unfurnished Turkish hospital. Florence was horrified by the filthy conditions she encountered. Her work at Scutari Hospital
not only made her famous, but gave her a burning desire to improve hospitals and healthcare standards. At night, her lamp burned as she walked the 4 miles of corridors. The comforting sight of her checking all was well at night earned her the name Lady of the Lamp, along with the undying respect of the British soldiers. It was the first time that soldiers wounded while fighting away from home received good hospital care. Spese tutta la sua vita nello studio e nell'impegno per fare dell'infermieristica quella professione fondamentale nel campo sanitario che tutti conosciamo. In Britain, she campaigned to improve health standards, publishing over 200 books, reports and pamphlets on hospital planning and organization, which are still widely read and respected today. Her greatest achievement was to transform nursing into a respectable profession for women, and in 1860 she established the first professional training school for nurses, the Nightingale Training School at St. Thomas Hospital. Modern nursing can be said to have begun with her, and she was also responsible for spreading a new conception of the potential of the trained and educated woman in society. Florence died aged 90 in 1910. She was buried alongside the graves of other family members in East Wellow, Hampshire. E qui abbiamo alcuni principi recepiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre di Florence Nightingale. Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. E poi delle riflessioni sull'igiene delle mani. Every nurse ought to be careful to wash her hands very frequently during the day. If her face too, so much the better. Hand hygiene is the primary measure to reduce infections. Nella seconda parte di questo mio intervento andrò a fare, come accennato all'inizio, delle riflessioni di ordine linguistico e vi parlerò di quei vocaboli della lingua inglese conosciuti come false friend o falsi amici. Non è facile individuare i false friends. Sarebbe meglio non incontrarli mai, perché di loro non ci possiamo fidare. Sono subdoli, si mimetizzano e spesso quando ci accorgiamo di loro è ormai troppo tardi. Ci hanno già fatto fare una brutta figura perché abbiamo tradotto una parola in modo bizzarro o buffo. Sono quelle parole che in inglese ti fanno scambiare, ad esempio, una fabbrica che si dice factory per una fattoria che invece si dice farm, o che ci provocano una doccia fredda quando ad esempio il nostro capo ci dice che abbiamo fatto un lavoro terrific e noi pensiamo al lavoro terrificante, quando invece era semplicemente fantastico. I falsi amici, dunque, come nella vita vera, non vorremmo incontrarli mai, perché sono pronti a tradirci quando meno ce lo aspettiamo. Sono parole che hanno un suono simile all'italiano, ma un significato molto diverso. Questo perché la lingua inglese, per ragioni storiche, ha visto parole neolatine affiancarsi a quelle di origine germanica. Parole che spesso nel tempo hanno mutato il loro significato, dando origine ai false friends o falsi amici. Purtroppo spesso si cade in errore e quindi l'unico rimedio è innanzitutto avere una discreta memoria per imparare una buona quantità di questi vocaboli.
Poi non dimentichiamo mai di consultare sempre il dizionario, ogni qualvolta una parola dalla traduzione troppo scontata ci faccia sorgere un dubbio. Nei brani presentati poco fa e dedicati al bicentenario della nascita della straordinaria figura di Florence Nightingale, ci sono alcuni esempi di questi false friends, che ora andiamo a rivedere per farci su qualche riflessione. Ecco, nelle slides appena proposte, ho evidenziato per esempio qua la parola parents, oppure uneducated, rude, eventually, e poi ancora barracks. Ora andiamo a vedere, questi termini nel loro reale significato. E vi darò alcuni, ma ripeto, solo alcuni esempi di false friends, perché l'elenco completo in realtà è lunghissimo. La parola actual, ad esempio, non significa attuale, ma reale, effettivo, così come actually, non significa attualmente, ma effettivamente, veramente. La parola attuale in inglese si traduce con present o current. Advice non è un avviso, ma un consiglio o consigli, perché avviso in inglese si traduce con notice. To annoy non significa annoiare, ma irritare, dare fastidio, così come la parola annoyed non significa annoiato, ma seccato. Annoiarsi in inglese si traduce con to get to be bored e annoiare con to bore. Argument non è un argomento, ma una discussione, un litigio. Per dire argomento in inglese dobbiamo dire subject o topic. La parola barracks che abbiamo incontrato nei nostri brani non significa baracca, ma caserma, caserma militare. La parola baracca in inglese si traduce con hut. Confidence non significa confidenza, ma fiducia. Confidenza in inglese si dice familiarity, intimacy. Convenient non significa conveniente, ma comodo, a portata di mano. Per dire conveniente in inglese diciamo cheap. Disgrace non è una disgrazia, ma è vergogna, disonore. Per dire disgrazia in inglese diciamo misfortune. Educated o uneducated che abbiamo incontrato nei nostri brani non significa educato o non educato, ma istruito, colto. Per dire educato in inglese dobbiamo dire polite. Eventual non significa eventuale, ma definitivo, finale. Eventually, che abbiamo incontrato nel nostro brano, significa infine e non eventualmente. Per dire eventuale, in inglese diciamo possible. Fabric non è una fabbrica, ma una stoffa. Per dire fabbrica diciamo factory, che a sua volta non è una fattoria, che invece in inglese si dice farm. Incident non è un incidente, ma un avvenimento, un episodio. Per dire incidente in inglese dobbiamo dire accident. E library non è la libreria, ma la biblioteca. In inglese libreria si dice bookshop. Morbid non è morbido, ma morboso. Morbido si dice soft. Notice non è una notizia, ma un avviso. Per dire notizia diciamo news o piece of news. Parents, che abbiamo incontrato nel nostro brano, non significa parenti, ma genitori. Per dire parenti diciamo relatives.
Anche questa è una parola che abbiamo incontrato nei brani che abbiamo appena letto. Rude non significa rude, ma maleducato, scortese. Per dire rude in inglese dobbiamo dire rough. E rumor non è un rumore, ma una diceria, una voce, perché rumore in inglese si dice noise. Quindi, cari amici, be careful, mi raccomando, attenzione a non scambiare mai uno struzzo per un'ostrica. Thank you.